Buonasera a tutti amici di Millennium Discovery. Avete mai sentito parlare di Radio DAB? No? Niente? Zero? Neanche in giro così? Vabbè, non vi preoccupate, ne parliamo tra pochi secondi. Dicevamo, Radio DAB. Ma che cos'è la Radio DAB? DAB è l'acronimo di Digital Audio Broadcasting. Significa che l'audio viene per l'appunto trasmesso in maniera digitale. Un po' come è successo con le nostre TV, no? Si è passato da un segnale analogico a un segnale digitale. Ma se la radio analogica funziona e continuerà a funzionare, che senso ha passare dal vecchio tipo di radio al nuovo tipo di radio digitale? Beh, intanto è la tecnologia sulla quale si sta andando da un punto di vista nazionale, quindi sì, per adesso non è prevista una chiusura, ma molto probabilmente un giorno la radio analogica verrà totalmente dismessa. Però non dobbiamo farci preoccupare da questo, la radio digitale ci porta tanti vantaggi rispetto alla radio analogica che secondo me ha senso prendere in esame. Per prima cosa, la radio digitale ha una qualità molto elevata rispetto alla radio analogica. Si parla di una qualità che supera gli MP3, arriva addirittura alla qualità del CD. Insomma, è un bel miglioramento rispetto al vecchio segnale analogico. Parlando di segnale, un altro vantaggio della radio DAB è la stabilità del segnale stesso. La radio DAB o si prende o non si prende. Non c'è il rischio che due stazioni radio vicine come frequenze si facciano interferenza tra di loro rendendo l'ascolto fastidioso. La radio DAB è molto molto stabile da questo punto di vista. Inoltre in digitale è possibile avere tantissime stazioni radio in più rispetto che le possibilità dell'analogico. Ad esempio io ho scoperto tantissime stazioni radio con la radio digitale che prima non conoscevo affatto. Abbiamo sia quelle radio un po' più specializzate, quindi ad esempio RTL via AIR che trasmette i bollettini sul traffico, per chi viaggia è molto comodo, oppure Radio Jazz 24, una radio totalmente nuova, in analogico non esiste, che trasmette jazz tutto il giorno, oppure la mia preferita Capital Funky che, come dice il nome, trasmette funky 24 ore su 24. Come facevo a vivere prima di Capital Funky? Però ciò che reputo più interessante in assoluto della radio DAB riguarda la possibilità di avere tutte le stazioni radio in ordine alfabetico. Finalmente nel 2020 si è arrivata alla rivoluzione dell'ordine alfabetico. Infatti, in qualsiasi punto d'Italia ci troviamo, da nord a sud, noi troveremo sempre, sempre, sempre Virgin Radio alla lettera V. Non dovremo più andare a cercare, ah, ma su che frequenza è, ma ho cambiato città, quindi dobbiamo spostare la radio sulla frequenza nuova, non esisterà più. Però adesso arriva il problema dei problemi per chi ha un'automobile vecchia, ovvero l'antenna. Leggendo in giro, infatti, purtroppo le antenne, sembra che le antenne originali delle nostre vecchie vetture non siano assolutamente adatte per ricevere il segnale DAB. Per ovviare a questo problema, i produttori di autoradio ci mettono in confezione un'antenna DAB da attaccare al vetro della nostra vettura, al parabrezza. Onestamente è una cosa che non mi è piaciuta per niente quando l'ho vista. È uno scatolettino nero brutto e va attaccato al vetro della nostra macchina, quindi ce l'avremo sempre davanti o noi o il passeggero, e soprattutto la sua ricezione non è al massimo dei livelli. Infatti l'antenna si va a trovare sotto il vetro del parabrezza, che comunque è un vetro particolare, e addirittura non può essere montato in tutti quei parabrezza riscaldati che hanno delle lamine particolari al loro interno. Detto questo, io mi sono un po' informato in giro, ho cominciato a vedere che molti dicono che bisogna per forza sostituire l'antenna della vettura, però nelle varie ricerche ho scoperto l'esistenza dei cosiddetti splitter. Un esempio lo troviamo qui. Lo splitter che cos'è? Semplicemente un cavo che si divide in due. Da un lato abbiamo l'attacco per l'antenna della nostra vettura, dall'altro lato abbiamo l'attacco per l'antenna analogica che va alla nostra radio, alla nostra autoradio, e l'attacco per l'antenna digitale, sempre che va alla nostra autoradio. Questi splitter tecnicamente, secondo i produttori, nascono per quelle vetture nuove
che già hanno dei sistemi DAB al loro interno, ma ai quali ad esempio noi vogliamo sostituire l'autoradio con un modello aftermarket. Però io mi sono particolarmente incaponito sulla questione, io sono molto testardo, ho studiato un po' in giro come funziona il segnale della radio DAB eccetera eccetera e ho deciso di fare una prova, acquistare uno splitter nato per automobili nuove e montarlo sul mio Discovery TD5 del 2000, un'auto che sicuramente non è nata per ricevere il segnale DAB, e vediamo com'è andata. Benissimo amici di Millennium Discovery, adesso vediamo come montare il nostro splitter DAB per utilizzare l'antenna originale della macchina con le nuove frequenze DAB, utilizzando ovviamente un sintolettore, un autoradio adeguato. Quello di cui avremo bisogno è proprio il nostro cavettino DAB. Infine abbiamo ovviamente bisogno della nostra autoradio. La nostra autoradio, come possiamo vedere, ha scritto DAB. È una Kenwood, l'ho scelta questa qui, una Mitchless, quindi senza CD, l'ho scelta apposta perché io ormai CD non ne uso più, è molto compatta, molto semplice da installare. Sul retro di questa autoradio troviamo l'attacco per l'antenna normale, per l'antenna analogica tradizionale, e l'attacco molto piccolino qua in alto per l'antenna DAB, quindi per l'antenna digitale. Adesso andiamo a vedere come effettivamente montare l'autoradio e il nostro splitter. Allora, per prima cosa vi faccio vedere che io già ho predisposto tutto, quindi ho tolto la radio che c'era precedentemente, ho montato la cornice metallica che esce con la nuova autoradio per permettere all'autoradio di essere agganciata, ho montato il cosiddetto cavo DIN, ovvero un cavo, sempre questo anche in dotazione con l'autoradio, che permette di interfacciare i collegamenti originali della nostra vettura con quelli invece dell'autoradio, e cambia anche questo da marca a marca di autoradio. Poi vabbè, qui troviamo il cavo del microfono, perché l'autoradio che ho scelto è un autoradio Bluetooth, mi permette di collegare il telefono, quindi ha un suo microfono separato. E infine qui troviamo il cavo dell'antenna sul quale cominciamo ad agire. Allora, per prima cosa prendiamo il nostro splitter, questo qui, e lo colleghiamo semplicemente all'antenna originale della macchina spingendo fino in fondo. Ok, una volta collegato questo possiamo rimettere in dentro il cavo per fare spazio all'autoradio vera e propria. Ok, allora qui c'è da fare un piccolo distinguo tra i due tipi di splitter comunemente utilizzati. Questo è uno splitter passivo, è semplicemente un cavo che si sdoppia, quindi non ha amplificatori, non ha altri componenti che vanno alimentati. Qualora trovassimo uno splitter da alimentare, ad esempio con un amplificatore oppure che faccia parte di un'antenna per l'appunto alimentata, dovremmo utilizzare questo cavettino che proprio ci dice, non so se riuscite a leggere, ANT CONT, ovvero proprio l'alimentazione dell'antenna. Ovviamente anche questo cavo varia da marca a marca, la Kenwood lo fa blu e bianco, non so gli altri produttori, bisogna vedere nel manuale di istruzioni, si trova molto semplicemente. Nel caso in cui non avessimo uno splitter passivo ma uno da alimentare, dovremmo spellare questo cavo elettrico, questo qui verrà collegato poi al positivo del nostro alimentatore, del nostro amplificatore di segnale, per permettere per l'appunto il funzionamento. L'autoradio infine darà i 12 volt necessari, quindi l'alimentazione necessaria per far funzionare il nostro splitter alimentato. Questo è un passaggio che adesso saltiamo proprio per il fatto che lo splitter è di tipo passivo, quindi adesso montiamo l'autoradio vero e proprio. Allora, per prima cosa montiamo il cavo dell'antenna analogica, quindi prendiamo dal nostro splitter il cavo corretto e lo semplicemente inseriamo in posizione. Ok, fatto, fino in fondo mi raccomando. Ora prendiamo il cavo DAB, il cavetto DAB va nel suo alloggiamento, anche questo piccolo aggancio e si sistema. Infine ricordiamoci il cavetto del microfono, giusto perché
questa radio ha questa funzionalità, altrimenti se utilizzate radio non Bluetooth questa funzione ve la potete anche dimenticare. E niente, infine il cavo ISO, questo va agganciato fino in fondo. Adesso con l'autoradio totalmente collegata spingiamo indietro tutti i fili e possiamo agganciare l'autoradio nel suo alloggiamento. Fate molta attenzione a non pizzicare i fili in questa fase. A posto. L'autoradio ce la troviamo già accesa perché ovviamente appena inserita l'autoradio si accende. Adesso proviamo la nostra antenna DAB, Digital Audio. Allora, cosa importante, questa scritta DAB antenna error. A che cosa è dovuta? È dovuta semplicemente al fatto che di base l'autoradio cercherà di dare l'alimentazione a 12 volt della quale vi ho parlato in precedenza per alimentare per l'appunto l'antenna. Nel caso in cui questa si trovi un'antenna non alimentata, dobbiamo fare un'operazione. Nella Kenwood funziona così. Andiamo allo standby. Dallo standby clicchiamo sulla rotella. Arriviamo a tuner setting, DAB antenna power, la mettiamo su off. Questo perché così lui non cercherà di dare 12 volt al nostro amplificatore d'antenna, automaticamente non ci darà l'errore dell'antenna DAB per l'appunto. Adesso possiamo tornare indietro e ritorniamo su Digital Audio. I canali sono rimasti uguali, la ricezione è rimasta uguale, semplicemente l'autoradio non cercherà di dare all'antenna l'alimentazione, ovviamente, perché non c'è nessuna alimentazione collegata. L'installazione è completa, basterà agganciare totalmente nell'alloggiamento la nostra autoradio e utilizzare le funzionalità DAB, in questo caso sono quelle che ci interessano, per essere aggiornati sulle nuove frequenze per l'appunto utilizzate in radio digitale. Tutto questo serve per utilizzare l'antenna della nostra vettura, quindi evitiamo intanto di portare cavi nuovi, evitiamo di smontare il cruscotto della macchina per far passare i cavi, evitiamo di avere un'antenna sul vetro che comunque ha una funzionalità non ottimale e sostanzialmente teniamo tutto originale nella nostra vettura. L'unica cosa che abbiamo aggiunto è questo semplice splitter, cos'è? Un cavo che si divide in due alla fine, che comunque si nasconde dietro l'autoradio e basta, sostanzialmente tutto il lavoro è questo, non c'è nient'altro da fare, nient'altro da dire, semplicemente permettere alla radio di registrare i nostri canali, diciamo così, preferiti. Avete visto bene, amici miei, la Radio DAB funziona tranquillamente anche sulle nostre vecchie automobili, semplicemente acquistando questo cavetto, questo splitter. L'unica cosa alla quale fare attenzione quando si acquista questo cavetto è la parte della radio digitale. Infatti ogni produttore ha il suo attacco, diciamo, per il retro della radio. La Kenwood utilizza SMB, è quello che ho utilizzato io ovviamente. Altri produttori utilizzano altri modelli di attacco. Bisogna semplicemente trovare nelle istruzioni qual è quello adatto a noi. Io comunque ho testato anche lo splitter amplificato del quale vi parlavo prima. Onestamente non ho trovato nessuna miglioria rispetto a quello standard. Se avete problemi di ricezione della vostra vettura, io vi consiglio, nel caso qui abbiate un'antenna del tipo tradizionale, quindi con lo stelo che si svita, semplicemente di andare a cambiare lo stelo con uno più lungo. L'ho fatto io sulla Fiat Panda e i risultati sono arrivati subito. Il segnale è aumentato, ma soprattutto sono aumentati il numero di stazioni che ho messo in lista. Detto questo, io come al solito vi lascio giù in descrizione il link di tutto, quindi sia dello splitter normale che dello splitter amplificato, che anche dell'autoradio se vi è piaciuta. Inoltre vi ricordo, se il video vi è piaciuto, di mettere mi piace, di condividerlo con i vostri amici e di andare a visitare il sito millenniumdiscovery.com e anche la pagina Facebook. Anche per questa sera da Millennium Discovery è tutto, a presto!